Benvenuti o bentornati su Fantapolen e benvenuti in questo video dedicato interamente alla squadra che ha vinto lo scudetto, al Milan di Stefano Pioli. Trovate sul mio canale il video al pagellone della Serie A, dove ho dato un voto a tutte e 20 le squadre che hanno partecipato a questo campionato e dove ho individuato tre giocatori per ogni squadra: il top player della stagione, la sorpresa, diciamo, più scintillante, e la delusione un po' più cocente, anche per il Milan. Ho dato un voto e ho individuato tre giocatori. In questo video vi vado a spiegare, insomma, a elencare tutto quello che è il mio pensiero sulla stagione del Milan, le mie considerazioni sulla stagione appena conclusa, sulle prospettive future che può avere il Milan, sul mercato che può fare, insomma, tutto quello che si può fare. Allora, io che voto ho dato alla stagione del Milan? Ho dato 9, il voto più alto che ho dato al pagellone, e non è l'unica squadra che ha preso 9. Però non gli ho dato il 9 solo perché ha vinto lo scudetto. È chiaro che la vittoria dello scudetto ha inciso sulla valutazione, però anche qualora fosse arrivata seconda all'ultima giornata, avrei comunque dato almeno 8, perché si tratta di una squadra che secondo me ha fatto un lavoro eccezionale, un lavoro che arriva da dietro e che ha iniziato a produrre i suoi frutti quest'anno. Poi quest'anno addirittura è arrivata la vittoria dello scudetto, che è la ciliegina sulla torta, di una torta che però è stata cotta e ritoccata con pazienza. E questo è il vero segreto, secondo me, di questo Milan. Trovate sul mio canale anche un video simile, insomma, concettualmente, che invece ho fatto interamente sulla Juventus. Ecco, la Juventus sta vivendo il periodo, cioè la fase, diciamo, esattamente contraria a quella del Milan. Cioè, la Juventus sta pagando gli errori di mercato, di progettazione, gli errori tecnici, strategici, eccetera, eccetera, che ha compiuto negli ultimi anni, li sta pagando ora. Il Milan, al contrario, ha sofferto tanto negli anni passati, ottenendo delle posizioni in classifica non apprezzabili per quella che è la storia, la tradizione del Milan. Si è ritrovata a fare prestazioni sotto misura, brutte figure, eccetera, eccetera, ma ha iniziato a seminare già da un po' e sta iniziando a raccogliere adesso. La vittoria dello scudetto è completamente inaspettata, che è anche il motivo per cui io nel pagellone ho assegnato il 5 all'Inter, perché secondo me l'Inter era strafavorita per questo scudetto ai nastri di partenza, e non vincerlo c'è un grande merito del Milan, che ha fatto una stagione clamorosa, ma anche un grande demerito dell'Inter per varie ragioni che comunque trovate sul mio canale. Qualora foste interessati, c'è il video dedicato anche all'Inter. Sto andando in ordine alfabetico, non è che ho dato priorità a una squadra anziché all'altra. Il Milan ha ampiamente superato le aspettative, soprattutto in alcune individualità. Io, come top player di questa stagione, ho scelto Leao perché Leao è stato, nel girone di ritorno, vinceva le partite da solo. Ha iniziato, è sempre stato un giocatore che aveva dei numeri importanti, però è un giocatore che è sempre stato molto discontinuo, spesso anche irritante per come si approcciava alla gara, non metteva la giusta foga. Era un giocatore che sembrava un bluff, sembrava un acquisto flop. In realtà il Milan lo ha atteso, lo ha aspettato, gli ha permesso di sbagliare, gli ha permesso di maturare, e adesso è diventato un giocatore illegale. Cioè, per il livello del campionato italiano, è un giocatore illegale, che non ha avuto un mese di gloria in cui gli girava tutto bene. Cioè, ha fatto praticamente tutto il girone di ritorno a quei livelli. È un giocatore che riesce ad abbinare una velocità mostruosa, che ha sempre avuto, ha una discreta resistenza fisica. Un giocatore che riesce a saltare l'uomo mettendo il corpo tra lui, cioè tra l'uomo che vuole saltare, il pallone, resistendo alla carica. Questa è la sua grande forza. Cioè, ci sono tanti altri giocatori molto rapidi in Serie A che però non hanno sta resistenza. È un giocatore che difende il pallone col corpo e diventa immarcabile. Se andate a vedere i gol del Milan di questa stagione, molti arrivano con gli assist di Leao o con le sgroppate di Leao che poi portano al gol, e sono tutte sgroppate che abbinano tecnica, forza fisica e qualità, cioè proprio, e velocità, ovviamente. Cioè, veramente riesce a concentrare tutto, e quest'anno è diventato anche molto più pratico. Era un giocatore che spesso poi negli ultimi mesi si confondeva, si annebbiava, sbagliava la giocata, sbagliava a volte anche la scelta. Adesso è diventato molto più concreto. Ancora non è maturissimo, nel senso che secondo me può migliorare ancora, perché a livello tecnico, fisico, sta iniziando a dimostrare quello che è il suo vero valore. Gli manca ancora, appunto,
quella continuità nelle scelte negli ultimi metri, dove ancora può un po' migliorare, soprattutto sui gol, perché sugli assist alza sempre la testa prima di crossare, guarda sempre dov'è posizionato l'uomo, il compagno, quindi sotto quel punto di vista penso meglio di così non si possa chiedere. Dal punto di vista realizzativo continua davanti alla porta un po' a sbagliare qualcosina, però è un giocatore che ha avuto una crescita impressionante e che il prossimo anno, se dovesse fare una stagione intera come ha fatto il girone di ritorno, fa 20 gol e 20 assist, cioè si parla di un giocatore veramente fuori misura, per cui Leao assolutamente il top, ma è anche una grandissima sorpresa di questo campionato del Milan. Non è l'unica, perché ce ne sono altre di sorprese che io non ho. Nel pagellone ne ho dovuta dire una, ho detto quella secondo me più clamorosa, che è stato Kalulu, perché Kalulu è stato acquistato dal Milan a pochissimo, è stato preso come vice Calabria, quindi come terzino destro, poi complice l'infortunio di Kier e l'assenza di Romagnoli, Pioli l'ha dovuto adattare a difensore centrale, dove ha dato veramente una risposta, secondo me non se l'aspettava nessuno nel Milan, cioè proprio anche a livello tattico nessuno si aspettava che Kalulu potesse crescere così tanto, tant'è che a gennaio mi ricordo quando insomma Kier era fuori servizio e Romagnoli non stava dando prestazioni di altissimo livello, cominciò già a girare il nome di Botman del Lille per l'estate. Poi Kalulu ha avuto questa esplosione clamorosa e per me è anche giusto che il Milan non prenda Botman o un altro centrale, perché tu hai due centrali forti. Kalulu secondo me è più forte anche di Tomori, perché ha anche tecnica, ma poi è più bravo in marcatura rispetto a Tomori, cioè veramente Kalulu è veramente forte e comunque c'è Kier che il prossimo anno rientrerà. È un giocatore di grande esperienza e di grande affidamento, quindi Milan secondo me non ha bisogno di investire tanti soldi per un difensore centrale, perché ha tre titolari, di cui ne giocheranno due alla volta, che sono molto forti. E Kalulu è stata la sorpresa più scintillante, perché io non mi aspettavo potesse venire fuori un giocatore così forte, ma soprattutto non mi aspettavo nemmeno fosse in grado di giocare in quel ruolo. Non mi sembrava neanche avere le caratteristiche fisiche per giocare in quel ruolo, invece è anche forte fisicamente, ha tenuto a bada centravanti di spicco del nostro campionato con una disinvoltura, con una personalità che mai mi sarei aspettato. Quindi Kalulu assolutamente la sorpresa più scintillante, ma è stata, oltre a Leao, è stata una grande sorpresa anche Tonali, che al suo primo anno in Serie A con il Brescia non fece benissimo, è stato acquistato dal Milan per le prospettive, al suo primo anno al Milan ha fatto molto male e addirittura lui, con grande umiltà, e questo è ammirevole, si è tagliato l'ingaggio perché si è reso conto che sostanzialmente l'anno prima non aveva reso per quello che il Milan aveva pagato, e questa è stata un'ammissione veramente di colpa che io non ricordo altri giocatori aver fatto una cosa di questo tipo, una manovra di questo tipo. Quindi Tonali veramente a livello umano è inattaccabile. Io sono è un bel po' di tempo che dico che Tonali è un giocatore di quantità e non di qualità. Poi ha anche un discreto piede, però è un giocatore che ha come qualità principale il dinamismo. È un giocatore che è un tuttocampista, è, per intendersi, un Barella, cioè è molto più simile a un Barella piuttosto che a un Pirlo, come tanti lo descrivevano, perché veniva dal Brescia e aveva gli stessi capelli. Cioè, è un giocatore molto più simile. Lui ha preso la 8 perché ha detto di ispirarsi a Gattuso. Ora non è Gattuso, nel senso, Gattuso tecnicamente era molto più limitato, però aveva quella capacità di attaccarsi all'uomo che Tonali non ha. Io Tonali lo vedo più in stile Barella, sta avendo su per giù la stessa ascesa anche a livello di caratteristiche, secondo me. Quindi è stato sbagliato, diciamo, la descrizione del giocatore. Le aspettative che si riponevano su Tonali erano sbagliate, non perché il giocatore non valesse quella qualità che gli veniva descritta, ma perché le caratteristiche tecniche che gli venivano affibbiate erano inadeguate per lui. È un altro giocatore. È bravo, è forte, è diventato fortissimo, però è un altro giocatore. Però è stata una grande sorpresa, cioè io non mi sarei aspettato neanche questo tipo di crescita da parte di Tonali. Altro giocatore che mi ha sorpreso è Maignan. Cioè, il Milan ha perso Donnarumma a zero e ha trovato un portiere più forte di Donnarumma. È palese che Maignan sia più forte di Donnarumma. Donnarumma è un portiere che aveva dei lampi clamorosi, che è venuto fuori come una bomba, perché a 16 anni titolare nel Milan, anche se non era il Milan di ora, era un Milan molto più scarso anche a livello di classifica, però un sedicenne titolare in Serie A nel ruolo psicologicamente più faticoso
era tanta roba e dava risposte importanti, aveva un fisico clamoroso per l'età che aveva, insomma. Però a me Donnarumma non è che abbia mai convinto più di tanto. Ha dei guizzi impressionanti, ma anche tante lacune, fa tanta amnesia, soprattutto in partite insomma, rilevanti. Milan ha perso anche delle partite, i derby contro l'Inter con l'uscita a vuoto di Donnarumma, la Supercoppa con la Juve con due papere di Donnarumma, perse la partita contro l'Arsenal in Europa League con la papere di Donnarumma. Cioè, nel senso, un giocatore che nei momenti clou non è che abbia dato grandissime risposte, lo si è visto anche al Paris Saint-Germain, dove ha fatto la papera che ha riaperto la rimonta del Real Madrid contro il Paris Saint-Germain. Ecco. Ma Maignan ha dato risposte molto più positive, molto più continue, molto più affidabile. È un giocatore che anche nelle partite, diciamo, di spicco del Milan ha dato risposte importanti. Quindi Maignan ha pagato un nulla, 13 milioni. È un portiere che vale tranquillamente più di Donnarumma, secondo me. È giovane anche lui, ha anche un bel piede, cosa che Donnarumma non aveva, ed è importante nel calcio moderno. Quindi, veramente, Maignan, altra grandissima sorpresa. Però, se dovessi stare qui a elencare le sorprese del Milan, ce ne sarebbero altre. Ad esempio, Krunic è un giocatore che da ultima ruota del carro si è ritagliato uno spazio importante. Cioè, si tratta di una crescita che ha riguardato un po' tutti i giocatori del Milan. Theo Hernandez ha imparato a difendere bene. Cioè, Theo Hernandez ora è bravo in fase difensiva. Prima era un cinghiale d'attacco che però dietro si perdeva l'uomo di continuo, ora è migliorato molto. È sempre un po' troppo sicuro di se stesso, palla al piede, cioè spesso parte da solo, però se perdi palla in partenza sulla prima pressione poi rischi di prendere un brutto gol. Mi sembra fu Theo Hernandez a perdere la palla a Firenze. E contro sul pressing di Nico Gonzalez, e poi fece gol Vlahovic. C'è un giocatore che forse esagera un po' troppo nel dribbling in una posizione di campo pericolosa. Però è anche grazie a questo coraggio, a questa strafottenza che poi ti tira fuori giocate come quella del gol contro l'Atalanta. Cioè, per arrivare in fondo devi iniziare da qualche parte. E la sua grande forza è che riesce a iniziare dalla sua area di rigore e arrivare nell'area di rigore avversaria. Quindi prendere o lasciare, cioè Theo Hernandez è così. Ci sono quasi tutti i giocatori del Milan. Sono migliorati, ecco, gli unici che possono aver deluso le aspettative. Io nel flop, cioè nella delusione, ho messo Rebic, che si è fatto male assolutamente. Era un giocatore che in questi 2 anni aveva dato grande, grande respiro alla manovra offensiva del Milan. Era un giocatore cinico, era un giocatore concreto, era un giocatore che abbinava forza e cattiveria, che in questo inizio di stagione è partito molto male e poi, complice il suo infortunio, è cresciuto Leao e poi non ha più trovato spazio. E quando entrava al posto di Leao, il dislivello tra la prestazione di Leao e quella di Rebic era talmente ampio che Rebic sembrava ancora più scarso a livello che poi, di quelle che poi sono state le reali prestazioni che ha fatto. Però Rebic è stata sicuramente una delusione. Un'altra delusione, probabilmente per tanti tifosi del Milan, non per me, che avevo inquadrato questo giocatore come un mezzo bluff, è stato Brahim Diaz. Brahim Diaz a me è un giocatore che non piace, vi dico la verità. È un giocatore che si vede che sa giocare a pallone, che ha tecnica, che dà del tuo al pallone, controlla la palla proprio con disinvoltura, si muove bene con entrambi i piedi. Però è un giocatore che non ha mai la giocata illuminante, mai. Cioè, veramente, gli manca proprio la giocata da trequartista, o la serpentina, o il passaggio filtrante, l'imbucata che fa saltare la linea difensiva. Cioè, gli manca quel tipo di giocata, non le fa veramente quasi mai. È un giocatore in quella zona di campo che non difende per nulla, perché anche fisicamente perde spesso i contrasti fisici. Quindi è un giocatore che in fase difensiva, in fase di ripiego, manca al Milan. Lì, sulla tre quarti, sotto punta, che non difendi, davanti devi fare gli sfracelli. Invece è un giocatore abbastanza anemico, ecco, lì davanti, e secondo me non è un giocatore da Milan. Ecco, io non so se confermeranno il prestito, proveranno il riscatto, però io cercherei qualcosa di meglio in quella zona di campo. Ho letto nelle possibilità di mercato che il Milan sta provando a prendere De Ketelaere, che per l'amor del cielo viene da un campionato diverso, è molto giovane, però Brahim Diaz, secondo me, ha giocato le sue chance e non le ha giocate bene. Ha fatto meglio Messias di
Di Brahim Diaz e Messias veniva da Crotone, le aspettative su di lui erano quelle che erano, però è stato molto più incisivo di Brahim Diaz, secondo me. Quindi, brutta stagione di Brahim Diaz, però io me l'aspettavo. Tanti tifosi del Milan lo descrivevano come un bel giocatore, vedevo i post, insomma, è andato via Çalhanoğlu, chi se ne frega, c'è Brahim Diaz. Sì, Çalhanoğlu, la partenza di Çalhanoğlu alla fine ha favorito il Milan perché la manovra si è fluidificata, però. Di certo il Milan non è migliorato grazie a Brahim Diaz, ecco, questo mi sento di dirlo. Detto ciò, la grande forza del Milan di questa stagione è stata quella di creare un gruppo che dinanzi alle difficoltà ha sempre risposto presente e di saper quindi contrastare alle assenze. Il Milan si è ritrovato in alcuni momenti che non aveva né Ibra né Giroud, cosa che si poteva anche pronosticare vista l'età dei due, però. Si è ritrovata senza centravanti più di una volta. Ha perso il capitano, ha perso il leader difensivo, ha perso Kier. Per la Coppa d'Africa ha perso la mediana titolare perché Kessié e Bennacer, che l'anno scorso erano i titolari, quest'anno è salito in cattedra Tonali, però comunque li ha persi per la Coppa d'Africa. Ha avuto l'infortunio di Calabria, cioè, nel senso, ha avuto delle situazioni. Magnan si fece male alla mano, mi sembra a novembre, a dicembre, cos'è? E ha giocato Tatarusano, che non ha dato grandissime risposte, anzi, cioè, il Milan ha dovuto anche sopportare tanti infortuni, tante situazioni scomode. Un girone di Champions che ha fatto male perché è arrivato ultimo nel girone, e quindi magari anche a livello psicologico sopportare un ultimo posto nel girone, un'eliminazione totale dalle coppe, che magari poi alla lunga ha aiutato perché hai potuto preparare. E le partite con più calma, però cioè, non è che l'Inter che ha passato il turno in Champions ha avuto tanti più impegni, ha giocato 2 partite in più con Liverpool e poi è uscita anche l'Inter, cioè le italiane, a parte la Roma, non sono andate così, l'Atalanta è arrivata ai quarti di finale Europa League, le altre si sono fermate ben prima, quindi non è che abbiano avuto così tanti impegni prolungati fino a fine stagione nell'infrasettimanale. Però a livello psicologico prendere una bastonata così in Champions ti fa sentire magari non all'altezza, inadeguato, ancora molto indietro nel tuo percorso di crescita. Qui sicuramente ha avuto un grande merito Pioli. Pioli che è un allenatore che è risaputo essere un maestro totale nelle difficoltà. È un allenatore che ha preso l'Inter allo sbando più totale, un allenatore che ha dovuto subire la situazione di Astori a Firenze, è un allenatore che ha preso un Milan allo sbando e che nelle difficoltà tira fuori il meglio di se stesso. Il grande punto interrogativo di Pioli per quella che è stata la sua carriera è sempre stata invece nei momenti di successo, cioè è un allenatore che a volte non è riuscito a mantenere la tensione quando la squadra andava bene. È uno che fa bene nei momenti di difficoltà, ma nei momenti di entusiasmo non riesce a rendere. Ecco, quest'anno ha dimostrato che il Milan ha dimostrato, capitanato da Pioli e da tutti i giocatori che ho elencato prima, ha dimostrato di essere una squadra che ha saputo anche cavalcare le ali dell'entusiasmo, perché dal gol di Tonali al 93esimo, cos'era, contro la Lazio, il Milan non ha più sbagliato niente. Era la cavalcata finale per lo scudetto e davanti aveva avversari tosti, perché ti sei ritrovato a affrontare il Verona che faceva il calcio più bello d'Italia, l'Atalanta che giocava per l'Europa League, la Fiorentina che giocava per l'Europa League. Partite toste, partite ignoranti, e il Milan le ha vinte, non dico con disinvoltura, però le ha vinte con convinzione, con superiorità. Ecco, qui veramente si vede una squadra che è maturata tantissimo, nonostante l'età media sia bassa, nonostante l'allenatore fosse alla sua prima vittoria di uno scudetto in carriera, nonostante il Milan in asse di partenza non venisse considerato neanche la seconda forza di questo campionato, è per questo che gli ho dato 9, perché una squadra che parte con l'obiettivo del quarto posto, che vince lo scudetto meritatamente, perché lo vince meritatamente, e che voto devi dare a una stagione così? Le prospettive per il futuro sono rosee, perché la squadra sono 3 anni che cresce costantemente, non è una squadra che ha beccato i 3 mesi di miracolati o la stagione miracolata gli è girato tutto bene, assolutamente no, anzi mi sentirei dire che spesso gli è girata male, perché appunto tutti gli infortuni, situazioni arbitrali un po' particolari, penso al gol annullato contro lo Spezia e poi il successivo gol di Jasi, lì da vincere hai perso, il gol di Udoge di mano contro l'Udinese, la partita pessima di Maignan contro la Salernitana che gli è costata 2 punti, cioè ci sono stati anche dei
dei momenti sfortunati, ecco, mentre dall'altra parte la squadra che si contendeva il titolo con il Milan di situazioni fortunose ne ha avute tante, cioè è una squadra che ha avuto qualche aiutino arbitrale, non no, aiutino, però diciamo che ci sono state le scelte arbitrali che hanno aiutato l'Inter, questo è indubbio, perché se si va a vedere le scelte arbitrali, diciamo, discutibili nelle partite dell'Inter sono molte di più quelle a favore e quelle a sfavore, oserei dire sono tutte a favore, non ha praticamente avuto infortuni, appena gli si è infortunato un giocatore, cioè Brozovic, non ha più vinto una partita per un mese e mezzo, quindi, cioè, mentre l'Inter ha dimostrato una fragilità clamorosa, ed è il motivo per cui ho dato l'insufficienza, il Milan dall'altra parte ha dimostrato una superiorità caratteriale che gli ha consentito di vincere lo scudetto in un campionato dove i valori tecnici sono quelli che sono, perché anche le squadre top di questo campionato in campo schierano molta gente che non, tecnicamente non è niente di che, è un calcio molto più tattico, molto più fisico rispetto che tecnico, quindi poi i valori individuali in campo non sono esaltanti, la differenza l'ha fatta la qualità mentale. La qualità mentale, il ritmo. Il Milan, anche l'ultima partita contro il Sassuolo, uno può dire: ma il Sassuolo si è scansato, il Sassuolo non si è impegnato. A parte che ci sta, cioè perché ci sta, perché il Sassuolo a campionato finito ci sta anche sia in vacanza, già tanto ha messo titolari in campo, cosa che tante altre squadre non hanno fatto. Ma il Milan ha messo in campo un'aggressività, una cattiveria che hanno mangiato. I giocatori hanno mangiato in testa a quelli del Sassuolo, che comunque sono giocatori di qualità per il livello medio del nostro campionato, quindi veramente il Milan ha strameritato questo scudetto. Non partirà comunque, secondo me, favorito anche il prossimo anno, come non è partito favorito in questo, perché ovviamente bisognerà vedere il mercato che farà il Milan, il mercato che farà l'Inter, il mercato che farà la Juve, però anche il Napoli, cioè bisognerà vedere il mercato di queste squadre, però il Milan difficilmente, secondo me, a livello di rosa può. Può essere la favorita in astri di partenza, però sicuramente ha dimostrato una qualità mentale che le altre squadre non hanno avuto in questa stagione, né l'Inter né il Napoli. La Juve non la considero perché non è mai stata in lotta per lo scudetto, perché ha iniziato talmente male la stagione che è rimasta fuori fin da subito rispetto a Milan, Inter e Napoli che correvano fin da subito. Però il Napoli è crollato a 7-8 giornate alla fine, con un suicidio di massa in più partite, dove il Napoli ha perso terreno e l'Inter ha perso tantissimi punti in quel mese e mezzo senza Brozovic. E poi nel famoso recupero col Bologna, che ormai è diventato un meme per i tifosi del Milan, si è tirata la zappa sui piedi. E lì si dimostra quanto il Milan sia molto più maturo di queste squadre. E fa impressione se uno considera appunto che è una squadra molto giovane e un allenatore che non aveva mai lottato per quegli obiettivi. E questo è un valore aggiunto. È un valore aggiunto perché se uno dei migliori direttori sportivi del nostro campionato, cioè vabbè, la coppia Maldini-Massara, dovessero mettere a segno due o tre colpi di qualità vera, cioè due o tre top giocatori di alto livello, e li mettono in questa squadra, il Milan diventa devastante. Per il livello della Serie A non ha più rivali. Cioè, proprio no, perché con questa fermezza mentale, se ci metti dentro anche due o tre giocatori fuori categoria, sta squadra diventa inaffrontabile. Però diventa una bella mina vagante, secondo me, anche per le coppe europee, dove partiamo indietrissimo, perché squadre come il Liverpool, il Real Madrid, il Manchester City sono squadre che sono anche abituate a giocare partite di un altro livello, ad affrontare avversari di altissimo profilo, cosa che in Italia non c'è questa cosa, però. E il Milan, secondo me, è sulla strada giusta. È sulla strada giusta per tornare alla squadra gloriosa che è sempre stata e che da tanti anni non è più stata. E è assolutamente sulla strada giusta. E il Milan dimostra come si possa essere vincenti e qualitativamente belli da vedere senza dover spendere fracche di milioni e senza dover dare fracche di milioni ai giocatori. È una squadra che ha mandato via zero giocatori che non erano coinvolti nel progetto, non si è piegata a questo business cannibalesco dei procuratori. È una squadra che ha saputo aspettare i giovani, li ha messi in campo e li ha saputi aspettare, quelli che ho detto prima, Leao, Kalulu,
Tonali, tutti i giocatori che il Milan ha perdonato negli errori, ha perdonato nell'immaturità per poi ritrovarsi ora una squadra di qualità costruita in casa con pochi milioni. Questa è la grandissima qualità del Milan e il capitano di questa squadra, che è l'emblema di questa squadra, cioè Calabria. Io se fossi un tifoso del Milan probabilmente comprerei la maglia di Calabria perché è il simbolo di questa squadra. Faceva la riserva di Abate. E era preso per il culo da tutti, tifosi del Milan e tifosi di altre squadre. Giocatore che è stato insultato per anni perché considerato scarso, è diventato un giocatore affidabilissimo ed è l'emblema di questa squadra. Un giocatore che suda la maglia, che dà il 110% e che nei momenti decisivi non manca mai all'appello. E sotto a lui ci sono tutti gli altri giocatori che sono guidati da lui e che seguono l'indicazione di quello che è il capitano, il simbolo, secondo me, di questo Milan. Per quanto sia una squadra, il Milan, che non ha giocatori di spicco. Ora Leao ha preso un pochino il sopravvento, però è una squadra che ha tanti buoni giocatori, tanti bravi lavoratori, tanta gente che suda la maglia, però non ha il top player da copertina. Ecco che io come simbolo del Milan individuo Calabria, perché è proprio quello che c'era già prima, quando il Milan era inguardabile, quando il Milan metteva in campo giocatori inconcepibili per la maglia del Milan. Calabria c'era, Calabria è venuto fuori da lì e ha fatto tutto il percorso ed è arrivato fin qua. E quindi, secondo me, è il simbolo di questa squadra. Per me, il Milan è stata una bellissima sorpresa quest'anno. Sono contento che abbia vinto lo scudetto perché, uno, se lo merita per il lavoro che ha fatto, due, è un bello schiaffo a tutti gli spendaccioni e gli indebitati che ci sono in Italia e in Europa. Perché il Milan ha dimostrato che si può creare una squadra vincente anche senza indebitarsi, come ha fatto l'Atalanta in piccolo, che poi tanto piccolo non è perché si è qualificata in Champions per 3 anni di fila, però un po' come ha fatto l'Atalanta, è una squadra che ha dimostrato che con programmazione, con un lavoro fatto bene, si può essere competitivissimi perché ha messo sotto squadre ben più forti e iper indebitate come il Liverpool, come il Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. Quindi veramente un grande esempio e sono contento che abbia vinto il campionato il Milan perché è una squadra che può portare i colori dell'Italia in Europa con grande orgoglio e quindi è un 9 che io do molto volentieri. Troverete sul mio canale nelle prossime o la prossima settimana, quella dopo ancora perché andrò in ordine alfabetico anche in quel caso, troverete i video del Fantamercato dove io simulerò una campagna di mercato per ogni squadra della Serie A, tranne lo Spezia che c'ha il mercato bloccato e quindi chiaramente non lo posso fare. E anche per il Milan ho preparato un mercato a costi ridotti perché è una squadra che lavora così, però andando a fare una squadra che secondo me si garantirebbe quello che vi dicevo prima: con due o tre colpi piazzati bene, sarebbe una squadra inarrestabile. Questo è quello che io ho provato a fare nel mio fantamercato nel Milan. Quindi, se ci sono tifosi del Milan che guardano questo video, li invito la prossima settimana a rimanere sintonizzati sul canale per vedere il fantamercato e poi dirmi anche la loro. A tal proposito, il mio video si conclude qua. Se non siete d'accordo con quello che ho detto, volete approfondire qualcosa, volete fare delle domande, dire la vostra, scrivete nei commenti, io leggo sempre tutti e se posso rispondo sempre a tutti. Se volete supportare il canale, iscrivetevi. Ci vediamo ai prossimi video dedicati all'analisi della stagione, delle altre squadre di Serie A. Ciao a tutti!